Bentornati nei nostri studi. Allora, ci occupiamo adesso di formazione per gli studenti. Non sono ovviamente giorni semplici per i ragazzi che sono rientrati a scuola, perché ovviamente la gestione della presenza, la gestione della DAD comportano sicuramente per gli adolescenti, per gli studenti delle scuole superiori, come dire, una gestione abbastanza difficile della loro formazione, però un percorso di formazione che deve comunque continuare per quanto riguarda poi la scelta della strada futura che dovranno intraprendere. E quindi nell'orientamento entra in scena anche Confindustria e vi presentiamo Giovanni Mascagni, che è responsabile della formazione Confindustria Toscana. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, Confindustria che accompagna in qualche modo questi ragazzi in una scelta consapevole nel loro orientamento, perché se da una parte ci sono moltissime opportunità, molte più di quanto ce ne fossero in passato, per quanto riguarda appunto la possibilità di capire meglio qual è la strada da intraprendere, è vero che spesso è difficile poi far matchare le esigenze delle imprese con le aspirazioni dei ragazzi. Quindi voi fate un po' da tramite e avete un percorso, insomma, ben definito. Ce lo racconti un po'? Sì, grazie di nuovo, buongiorno a tutti. Come Confindustria noi abbiamo molto a cuore le scelte dei giovani. Parliamo di orientamento proprio perché già dalla decisione che i nostri figli prenderanno in queste settimane potrà dipendere una parte del successo anche delle nostre imprese, oltre che del lavoro e del futuro dei giovani. Quindi chiaramente il tema della qualità delle persone, del capitale umano, è un tema decisivo, importante a tutti. Noi diamo tre consigli in questo percorso di orientamento alle famiglie, giovani, ma in particolar modo ci rivolgiamo ai genitori. I tre consigli sono questi. Primo, aiutare i nostri ragazzi a conoscere. Siamo certi che non c'è niente di peggio che fare nella vita qualcosa che si ha. Però dobbiamo stare attenti a confondere il tema della scoperta di quello che ci muove, di quello che è veramente interessante, un progetto realistico, da quello che è l'emozione. Sono due concetti ben diversi. L'educazione alla scoperta di quello che un giovane figli vivono è un mestiere sia per i genitori che per i ragazzi stessi, ma è sempre più importante. E questo per semplice perché fino a qualche anno fa dei plastici era tutto semplice, più un canale, se vogliamo, c'era molti meno tipologie di lavori e erano più semplici da comprendere, da scrivere, più limitati e sappiamo era il percorso formativo raggiungerli. Oggi il mondo è molto più frammentario, è molto più liquido, una società liquida dove è anche difficile comprendere cosa per fare, cosa studiare, come prepararsi per fare una miriade di lavori che si sono sviluppati. Quindi è molto importante conoscere se stessi, primo aspetto. Conoscere l'offerta formativa, noi consigliamo sempre di rivolgersi a tutte le scuole, di andare a scuriosare, partecipare agli open day, chiedere, domandare, approfondire quello che è l'offerta didattica. E fortunatamente anche nella provincia di Siena le scuole superiori sono assolutamente e ben preparate per il futuro. Terzo elemento che lo meno, diciamo, approfondito, terzo consiglio che diamo, che è uno dei motivi per cui ci siamo coinvolti in questo percorso di orientamento per i genitori, cercare di comprendere quella che è la domanda di lavoro che proviene dal mondo delle imprese. E su questo dobbiamo registrare che sia a livello nazionale, sia a livello regionale, ma anche a livello provinciale per la provincia di Siena, per esempio,
esiste un fenomeno che diciamo grida vendetta, che si chiama mismatch. Questa è la definizione di mismatch, cioè il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Le imprese spesso hanno disponibilità di assumere, per assumere i lavori da svolgere, tecnica, perché questi sono i dati di riferimento statistici, quindi non sono opinioni opportuniste, ma ahimè, talvolta l'offerta di professionalità che proviene dal mondo di giovani non corrisponde a questo fabbisogno. Pensiamo che questo tipo di fenomeno sia la causa del circa il 30-40% della disoccupazione Disoccupazione giovanile. giovanile, certo. Quindi è un tema assolutamente da affrontare. E posso proseguire nel ragionamento? Certo, Ok? certo. È un tema da affrontare perché sempre in ambito di orientamento dobbiamo superare, questo evidenziato, il fatto che la domanda di lavoro delle imprese è di natura prettamente tecnica, quindi meccanica, elettronica, elettrotecnica, meccanica, e sempre di più informatica. Quindi il mondo della digitalizzazione è così pervasivo che ha abbracciato ogni ambito della vita umana e anche quelli che sono i processi produttivi. Ormai la pratica ci si muove, si acquista, si mangia, e si fa operazioni come stiamo facendo fino a poco tempo fa, nonostante un certo sviluppo tecnologico, sarei mosso da dall'ufficio e sarebbe. Invece oggi abbiamo visto come il Covid ha dato un'ulteriore accelerazione a questo. Ecco, se prima nell'orientamento mi ricordo quando dovevo scegliere io la scuola superiore, se non avevi voglia di studiare ti veniva consigliato il professore, se avevi un approccio pratico, operativo, ti piaceva insomma maneggiare le cose, l'istituto tecnico, e viceversa, avevi voglia di studiare e ti veniva consigliato il liceo. Ecco, noi dobbiamo abbandonare questa semplificazione, che rimane una semplificazione, ma dà un po' l'idea di come andavano le cose, e superare quindi questo modello, diciamo, di orientamento, come dicevo poc'anzi, sia sulla vocazione del giovane, sia su quella che è l'attenzione che chiedono le imprese e a dove va il mondo. Perché è indubbio che, diciamo, nel mondo oggi la parte tecnica sia sempre più forte, Predominante. prevalente e richiesta. Quindi, se non la preoccupazione nostra è il lato imprese, ma è il lato giovane, poi il mondo è uno, e la società è unica, sta a cuore l'insieme, non è che è una cosa che però se noi non seguiamo filone, questo processo di sviluppo che ormai è possibile, noi rischiamo da una parte di creare una disoccupati e dall'altra le imprese di quel capitale se che sono necessarie Certo, per affrontare le certo. sfide. Chiarissimo. C'è ovviamente un video, so che sta diventando virale per essere moderni, no? E quindi dove è possibile reperire le informazioni che lei ricordava e quindi cerchiamo anche noi di indirizzare i ragazzi in questa scelta e dove è possibile ecco, trovare la propria strada. Quindi il video che Confindustria Toscana in questo momento sta facendo girare proprio tra studenti e famiglie e ovviamente le scuole per una scelta più consapevole. Sì, il video è proprio, diciamo, un po' queste considerazioni che ho fatto fino ad ora. È un video con il quale ci mettiamo al fianco delle famiglie, perché oggi i nostri figli sono sempre più protagonisti. Normalmente il criterio di scelta è dove va l'amichetto, dove va È vero. l'amichetta, e quella è la scuola destinazione, e è indubbio che questo è un fatto. Se 20 anni fa non avevamo questo protagonismo, oggi i nostri figli,
sono molto più consapevoli e determinati spesso nelle scelte. E quindi il mestiere del genitore si dimostra sempre più difficile, non semplice, proprio anche in virtù di anche una proliferazione offerta formativa, perché fino a poco tempo fa dovevamo scegliere tra professionale, tecnico e liceo. Oggi c'è stato un accrescimento d'offerta incredibile, soprattutto CEI, che secondo me non facilita nella scelta noi genitori, anzi rende la vita più complicata. E su questo tema della digitalizzazione, un po' diciamo delle scelte, dobbiamo anche soffermarci, senza voler fare la valutazione di merito, assolutamente, perché ripeto, se il primo è quello della passione, seguito con coerenza. Però se pensiamo all'anno scolastico 1980-81 si iscrivevano circa il 30% dei giovani e ai tecnici il 60%, circa era sui professionali. I professionali hanno mantenuto questo profilo attorno al 10%, ma quello che è successo è che i valori del 2020-2021 si sono capovolti, cioè circa il 30% dei ragazzi si iscrive ai licei e il 30% ai tecnici. Allora, questa dimensione, questa breve diciamo rappresentazione numerica, dà effettivamente la dimensione di un rischio. Il rischio qual è? Che se questo numero di giovani non riusciranno a prepararsi, i giovani che hanno frequentato il CEI non riusciranno a prepararsi in maniera strutturata e adeguata anche a seguito di percorsi universitari, il rischio è di mettere sul, diciamo, riparsi in un mercato del lavoro che difficilmente riesce ad accogliere giovani appunto con un diploma liceale, ma che non hanno fatto percorso di specializzazione. Diventa difficile per questo target di persone, che è molto largo, ahimè, collocarsi oggi sul mercato il lavoro soprattutto a imprese, e quindi la necessità probabilmente di doversi accontentare anche diciamo di professioni di lavori, certo, forse non. Questo ci auguriamo ovviamente che non accada, e Confindustria Toscana ovviamente lavora proprio per supportare questi ragazzi e le loro famiglie nella scelta più consapevole e quindi nell'orientamento. Mascagni, io la ringrazio per essere intervenuto in diretta, ovviamente buon lavoro, perché insomma di lavoro ce n'è sempre tanto da fare, ma il vostro contributo in questo settore è sicuramente molto molto importante. Grazie. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie.